La strada provinciale che collega Villa Celiera al Voltigno va chiusa o messa in sicurezza. Per i cittadini del comune dell'entroterra pescarese non ci sono infatti altre alternative a un problema che va risolto prima che le cronache arrivino a raccontare l'irreparabile. Perché la bretella viaria al centro della protesta che residenti, operatori economici e amministratori di Villa Celiera hanno inscenato davanti alla provincia di Pescara è divenuta ormai impraticabile, se non mettendo a rischio l'incolumità di chi, per necessità o inconsapevolezza, decide di percorrerla. È per questo che il sindaco Domenico Vespa ha deciso di farsi portavoce del malessere di un'intera comunità. Abbiamo oggi un incontro con la provincia che avevamo già chiesto da tempo per la questione della viabilità provinciale che collega il paese all'altopiano del Voltigno, che è poi la vera risorsa del nostro paese. Una viabilità che oramai non solo non presenta un minimo di sicurezza, ma una viabilità diventata proprio impercorribile. Quindi noi vogliamo, soprattutto in considerazione del fatto che è una zona non soltanto frequentata da turisti, ma è abitata e soprattutto è sede di tante attività economiche, di ristoranti, e chiediamo quale sarà e dovrà essere il nostro futuro, perché in queste condizioni la strada, se non può essere manutentata, ma soprattutto non può garantire un minimo di sicurezza, dovrà essere chiusa. E quindi dovremmo pure noi eventualmente trasferirci a Pescara, nella grande Pescara, cosa che noi non vogliamo fare. Quindi noi chiediamo semplicemente di avere una strada dignitosa, ma soprattutto una strada che rispecchia il lavoro che stiamo portando avanti in questi anni per la valorizzazione del nostro territorio. Noi da 7 anni con la mia amministrazione comunale siamo impegnati a valorizzare e far conoscere il nostro territorio, però se poi i nostri sforzi sono vani dal fatto che la gente non può arrivare all'altopiano del Voltigno, è inutile che continuiamo a lavorare. Vogliamo avere delle risposte, soprattutto chiediamo un intervento imminente in vista della stagione estiva che è quasi partita, e non vogliamo ripresentarci come gli anni passati, ma come è stato soprattutto quest'inverno. Si parla tanto di politiche per contrastare lo spopolamento dell'entroterra e dei piccoli comuni, incalza il sindaco, ma così si va esattamente nella direzione opposta, esasperando le persone e costringendole ad andare via dalla propria terra. A questo punto è vana pure la politica della regione, del bonus per i nuovi residenti o natalità, quando quelli che ci stanno oggi stanno qua per chiedere se devono rimanere o devono andare via. Altrimenti una soluzione sarebbe quella di chiedere una tappa del Giro d'Italia da far passare da quelle parti. Sarebbe veramente auspicabile, ma prima di pensare alla tappa del Giro d'Italia dobbiamo pensare alla quotidianità. Contattato telefonicamente, il presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, precisa che quella del Voltigno rappresenta per l'ente una zona montana di eccezionale valore turistico, motivo per il quale l'amministrazione provinciale ha già programmato interventi specifici per rendere il territorio più sicuro e accessibile. La zona del Voltigno rientra nella pianificazione programmata nel 2025.